do you think about Made in Italy? Made in Italy always the best. Because in the jewelry field, we deal so many machines, Germany, USA, China, Taiwan, but Italian is the best. Il Made in Italy è il migliore, a dirlo non siamo noi, ma sono i buyers internazionali che stanno affollando gli stand di Oro Arezzo 2024. 370 gli espositori, di questi 87% sono italiani, 13 esteri per l'oreficeria e la gioielleria, il 52% dei brand proviene dalla Toscana. Oltre 400 buyer che quindi portano una contabilità positiva rispetto a questo. E questa è una scommessa vincente, secondo me, che è stata portata avanti da IEG in accordo con quelli che erano gli accordi fin dall'inizio del rapporto che abbiamo avuto e che fa di Arezzo, secondo me, anche tendenzialmente un punto di eccellenza. Dalla manifattura al design, dalle tecnologie alla sostenibilità, con un nuovo incontro tra industria orafa e quella dell'accessorio moda, fino alla formazione degli operatori del settore, Oro Arezzo è la piattaforma di riferimento internazionale per la manifattura Made in Italy. Le aziende si presentano sempre con la loro veste migliore, quindi sono cresciute tantissimo, tutto il comparto aretino si stringe intorno a questa fiera, collabora appunto con IEG, con le istituzioni per far crescere sempre di più Arezzo come distretto, il più importante distretto europeo, con numeri importanti, quindi Arezzo, città dell'oro, diciamo una Gold Valley, no? La vediamo un po' così. Voi arrivate da Vicenza? Sì, noi veniamo da Vicenza, ma adoriamo Arezzo perché Arezzo ha questo background rinascimentale che deve essere portato nel mondo come casa del Made in Italy. Si creano dei gioielli che sono un po' unici, che sono irripetibili, che sono proprio studiati anche per certi mercati. Infatti abbiamo queste nuove collezioni fatte mirate per certi mercati e studiate per certi clienti. Ecco, quali sono i vostri mercati principali di riferimento? Perché il gioiello alle sue spalle è davvero molto importante. Vabbè, indubbiamente sono mercati arabi questi, senza dubbio. C'è questa ricerca anche nei volumi, perché come sapete con il prezzo del metallo si tende a abbassare, no? il volume, però per certi mercati questa cosa anche no. Si può avere anche pezzi importanti perché c'è richiesta di pezzi importanti. E le condizioni geopolitiche influenzano o non influenzano? Influenzano certamente, infatti si spera che ci siano situazioni sempre più positive e meno catastrofiche per questo mercato.